Buongiorno. C'è la luce rossa. C'è la luce rossa, stai Grazie. Riprendendo il signore? Sì, allora, sì, ti sto riprendendo. Ecco, sta riprendendo. Lo facciamo diventare famoso con te. Noi con le sue film. Allora, okay. Vai con nonno, io vado da sciare. Vai. Vado, andiamo, si può. Lo zaino davanti. Davanti, ho ragione. Non ci pensavo più. No. Possiamo andare? Aspetta, un momento. Aspetta che arriva anche nonno. Che frenesia. Già che ho quell'aggeggio lì sulla testa. Ecco pure. Ecco pure qua. Ciao, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Se giovia Malsat, Pian dell'Alpet, ma se giovia CCM mi pare del 2007. Allora stai riprendendo o no? Sì, sto riprendendo. Lì c'è uno, la Sciovia Salei. La Salei aveva anche una seggiovia in Trentino. Andiamo anche indietro, di là c'è il Baby Kiko. Quanti metri al secondo sta facendo adesso? Dovrebbe fare 2,2 circa. No, 2,3. Non mica, mica. In inverno fa 2,8. Lì c'è una ritenuta. Oh, fa 2 metri al secondo. Perché adesso sta facendo più di 1,5. Ma vuol dire? Sì, perché se giù che vanno 1,5 in estate, tipo quelle del Trentino vanno più lente di questa. Quindi si sta facendo più di 1,5. Questa è gemella alla Rastello e al Lavorello. Sì, ma facciamo in fretta che io devo andare a far pipì. Non riempirmi video di commenti qui, devi far vedere. Non volevi inquadrare anche nonna? L'ho già inquadrata guardando indietro. Questa è una delle prime ammorsamento fisso che prendo in estate. Qui è abbastanza alta. Non conviene scendere qui. No. No. C'è la luce rossa? Non è luce. E allora vuol dire che sto registrando. Resisti? Beh, non lo so, farà 2,2.
Anche meno di 2000 con la 2. Perché la seggiovia Prato Cipolla di Santo Stefano d'Aveto quando fa 2,2 è più veloce di questo. Com'è l'ammorsamento? È fisso. Perché poi c'è mobile? No, automatico nelle seggiovie con stazioni grosse. Ma perché sono tutti ammorsamenti fissi? No, nelle seggiovie automatiche si aggancia alla corda. Si sgancia alla corda quanto entra in stazione per avere una velocità minore e invece queste vanno sempre alla stessa velocità. E già sì, ma ha detto che si poteva fare anche su. E anch'io. E sostituisci una monoposto Marchisio. Qui si vede laggiù la stazione Valle. Abbiamo guardato l'ora per sapere quanto ci impiega. Vabbè. Siamo al pilone numero 10, c'è il sole contro. Là c'è una bella ritenuta. Cosa vuol dire ritenuta? Che la fune passa sotto e fa salire la seggiola. Questa la riprendo bene. Meno male che non mi rallenta sotto la ritenuta, perché la ritenuta è bella fatta velocemente, non lentamente. Dei casi invernali dove mi ha rallentato o si è fermata sotto la ritenuta. Non ho mica ancora capito io sta ritenuta. Te la farò capire dopo. Questo è un appoggio. La fune passa sopra. E passa sopra per tutto? No. E quali sono che non passano sopra? Ah, c'è le alcune che passano sotto? Sì, e i doppi effetti che in questo caso su queste seggiovie non ci sono. La fune passa in mezzo. Quindi genera una tensione che fa da freno? No, non è vero, perché l'ammorsamento fisso fa da freno di per sé stesso. Perché l'ammorsamento fisso vanno fino circa a 3 metri al secondo, come va uno ski lift, anche se gli ski lift fanno 3,5 a volte. Mi sembrava che passasse di là dove c'era quella pietraia. Forse se si vedesse un plinto, un vecchio sostegno, si potrebbe capire dove arrivava la vecchia, dove passava la vecchia monoposto. O se percorreva la stessa linea.
quattro ghiere, un appoggio corto. La punta del bucino, quella punta là, no. Non la vedi, ci sono gli alberi adesso. Se non la inquadravo. Quella laggiù, la punta più alta. Ci fosse una seggiovia. No, si deve scalare. La valle. Ed ecco che lì c'è una bella ritenuta. Passa sotto. Non andare contro sole, non rimane di niente. E i sostegni vanno ripresi tutti. Come sarebbe che vanno ripresi? Vuol dire che va ripresa mentre la morsa passa sui rulli. Questa passa sopra. Perché un appoggio. Ma quando passa sopra un appoggio, quando sì. Passa sotto una ritenuta. Sì, il doppio effetti passa in mezzo, ma su questa seggiovia non ne abbiamo. Ecco, là si vede la monte, quindi vuol dire che non manca tanto. C'è un po' il sole, ma è normale. Quella lì dovrebbe essere una, forse, aspetta che c'è questo sostegno, la stazione a valle dello Châtelet. È già, è quella dello Châtelet. E lì c'è la linea. Dovrebbe essere Marchisio. Quella che ti facevo vedere prima, la seconda punta qui in mezzo. Ah, bella inquadratura. Eccola là, lì, la linea. Non è proprio che stia giù.
Lì c'è una Sage Lab. Cos'è? Per il trasporto? Prima della 1. Devo fare pipì, porca non miseria. Si sta fermando. Dice al rifugio e quando ci arriviamo sto a vedere la Brinkron che andrò a prendere dopo, eccola lì. Calma! Calma, non siamo ancora arrivati! Vuoi proprio far vedere? Ma sei pazza! Tiriamo su. No. Dai! No, tiro su quando te lo dico io. Quella! Te lo dico io perché non è sicura. Come non è sicura? Tiriamo su. Ecco, suona. Sulla rete. Scendo a destra, Scendo di lì. Piano. Grazie. Inquadriamo un rinvio. È proprio impianto.